avevamo l'ultima mezz'ora di organico dell'orchestra, però quell'organico non ci sarebbe stato più. Quindi era una situazione spinosa. Lui non si è scomposto più di tanto, anzi non si è scomposto per niente. Ha riflettuto 2-3 secondi, non di più, e poi ha chiesto all'orchestra di anticipare la pausa. In genere l'orchestra ogni ora e mezza fa una pausa, una cosa del genere, si fate pausa. Quindi li mandò tutti via. Prese la partitura e cominciò a scrivere, a correggere, a tagliare, a riscrivere sopra. 5-6 minuti, non di più, rientra l'orchestra, lui con questi pezzi di carta pentagrammata va presso le singole sezioni dell'orchestra e detta le correzioni, perché non c'è il tempo di avere un copista. Dà le correzioni a tutte le sezioni, poi ritorna sul podio e dice: ascolta, legge, è un pezzo straordinario, bellissimo. Il mio rammarico di non aver registrato la lettura dell'altro, perché oggi sarebbe bellissimo compararli, però ai miei occhi, ma anche agli occhi dei presenti, lui quel pezzo lo ha radicalmente trasformato lì in pochi attimi e negli ultimi 15 minuti di disponibilità della grande orchestra ha registrato il pezzo e poi li ha mandati via. Un'altra cosa di Ennio Morricone è di una precisione nell'uso dell'orchestra incredibile. Non l'ho mai visto sforare di un minuto. Lui dei suoi pezzi sa quanto tempo gli serve per questo, quanto tempo gli serve per quell'altro, e combina in base all'organico, fa dei piani di lavorazione pazzeschi, matematici, e non ha mai sbagliato, nei miei figli mai. E ne abbiamo fatti tanti, poi mi sono informato anche con gli altri, ma cioè non è mai accaduto che lui un pezzo che pensasse di registrare in 40 minuti poi ne servissero 50 o 60. È impossibile, è una cosa incredibile. Lui magari non si riconosce in questo perché scatta quella sorta di pudore che lui ha, ma è così, è incredibile. C'è un affiatamento eccezionale, il numero di film che avete fatto insieme e sono montati, si ha anche montato 16 controdotti. Dopo montando ne ha fatto di più. E allora volevo capire, mettendo fuori il numero dei film, questo affiatamento che hai avuto con Peppuccio, l'hai avuto con altri registi o veramente con Peppuccio è eccezionale? Si tenta sempre di avere un rapporto con l'orchestra, assolutamente necessario. Qualche volta si riesce di meno, qualche volta riesce molto di più. Potrei dire che i registi che hanno avuto fiducia in me, potrei farmi un elenco, ma il rapporto con quel punto è diverso, è stato diverso, a poco migliorato, a poco, le sue richieste diventavano più musicali e non soltanto sentimentali, l'interpretazione del film, ma anche come fatto, non dico strumentale, ma anche progredendo nella parte creativa della musica, dato dei consigli qualche volta importantissimi che loro possono tener conto anche nel futuro, perché non l'ho avuto nel successivo lavoro. Quella correzione che ho fatto in quella sequenza dove la musica non gli andava bene, io su 10 minuti ho corretto. Ho detto di chiamare Antonio, questa è quella io non l'ho fatta più quella scrittura così di anni che a me interessa moltissimo, però, ma non gliene frega niente, allora non lo fa più. Ho detto adottare, chiamare Antonio che gli avrebbe però io quella scrittura lì la ritengo
importantissima, unica, ma non gli andare e io non l'ho detta più, quindi ho dato un do ascolto al regista. Il regista in qualche maniera diventa il coautore della musica quando ha coscienza di quello che deve chiedere.